Allora, non so se la devo chiamare professore o senatore, Gian Piero Raspetti. Professore no, eventualmente maestro, che significa molto, ma molto di più, maestro è magis, è più degli altri. Però so che invece voi, Però, vi chiamate scusa, senatori. senatore sì, perché noi sono anni che stiamo lavorando su questo non concetto, su questa maniera di essere. Tu stai in pensione, tu non hai mai lavorato, però magari hai avuto una delega, no, politica, di amministratore, eccetera. Dopo una delega, massimo due, perché insomma, limitiamoci, no? Se sei così importante come ritieni di essere, allora tu ti autonomini senatore della città e ti metti a disposizione gratuita della città, in particolare dei giovani della città. Sei bravo, sei esperto, la tua esperienza la dai gratuitamente a loro. Insomma, si tratta di cominciare a vivere questa mia, diciamolo pure, comunità legata all'Associazione Culturale La Pace, a Giovane La Pace, Sì. eccetera, agisce in questa maniera. Noi regaliamo tutto, diamo libri a tutto, ma noi facciamo dei corsi. Uno dei tre corsi che facciamo sono 45 giovani, tre corsi di inglese, poi facciamo quelli di arabo, di cinese, di portoghese, tutti gratis. Sono in un corso solo che c'è di sera, sono spaventato, 45 giovani in cerca di lavoro, non hanno soldi per fare inglese, e abbiamo trovato dei professori stupendi, ma giovani anche loro, e li dobbiamo pagare quei giovani. Noi senatori della città dobbiamo trovare i soldi e li troviamo, ma facciamo tutto gratis, la conoscenza del territorio. Ecco, questo è un invito che posso fare a tutte le persone che a volte hanno un'esperienza, una mente, una cultura eccezionale, che si ritrovano un po' sole, oppure perdono il tempo dicendo, beh, posso ancora aspirare alle lezioni, a diventare qualcosa, ma vai a lavorare per la città, ma vieni, abbiamo bisogno della tua Mettersi esperienza, a della tua disposizione. intelligenza, non andare sempre a quelle che sono le baruffe della partitica, perché di politica, scusa, lasciami dire, da quando ci ha lasciato il mio amatissimo Pertini e il mio amatissimo Berlinguer. Io non ne vedo più di Bene, è politica. passato un po' di tempo, da Sì, Pertini e ma allora Berlinguer. io non ne vedo più di politica. Riamo, mi dispiace, ma sono rimasto a Senta, quei tempi. aspetti, invece stamattina avete fatto una conferenza stampa in cui avete esposto dei progetti che avete in Certo, mente e ce ne sono due che mi sono particolarmente piaciuti e vorrei che lei ce li esponesse anche ai nostri, in questo caso, quelli che ci vedono, sì, insomma, ecco. risottolineiamo che di progetti ce ne sono Ce ne sono tantissimi tanti. e insomma anche di gran levatura, E ne dobbiamo dire parleremo, però ce ne la sono due molto verità, no? Beh, quello di importanti. Terni Pasticciona che abbiamo, diciamo così, sciolto questa mattina, Sì. diffondendo e distribuendo circa 3.000 libricini che adesso andranno in tutta la città. Questa Terni Pasticciona riteniamo che sia importante, soprattutto perché cambia la maniera di pensare e di essere in questa città, in cui a volte ci sentiamo cani bastonati rispetto a Perugia e imitiamo Perugia. Per esempio, Perugia, tra tante cose belle che fa, forse qualcuno ne fa anche non bella, ma a me non interessa, io amo tutta lunga, tutta l'Italia. Perugia ha questo cioccolatino, questo, non cioccolatino, scusate, ma questo Euro chocolate. cioccolato, che è una cosa stupenda, creata da una persona stupenda, Marducci, meravigliosa. No, molto intelligente. E noi qui che cosa facciamo? Imitiamo? Facciamo qualcosa del tipo cioccolentino che tra l'altro insomma dà un cattivo nome al nostro carissimo santo, no? Non ti insegna niente, no? E noi non dobbiamo imitare, noi dobbiamo fare delle cose che sono nostre proprie, ma per fare delle cose proprie, cioè per risolvere i problemi della cittadinanza, bisogna avere dei progetti, perché problema e progetto è la stessa cosa, diciamo in un'altra conferenza. E significa però conoscere il territorio. Se tu non conosci un territorio, le valenze che ha, le capacità che ha, il suo humus, che progetti fai? Sono campati per l'aria. Allora, Terni è la città delle acque, interamna. I sali minerali di Terni e dell'intorno di Del Terni territorio. sono, del territorio sono i più ricchi che esistono al mondo. Terni è ricchissima per una serie di motivi paesaggistici, storici enormi, ma in particolare per le acque e per i sali minerali che danno del cibo diverso ovunque e via via via. Allora noi dobbiamo distinguerci esattamente per quello che siamo. Le acque fanno sì che a Terni, acque stupende, di naturezza di 44 gradi tedeschi, identica a quella che sta a Napoli, per cui viene bene la pizza, ma da Terni viene bene la pizza, ne viene il Caffè. caffè, ma poi viene bene quello che è precipuo di Terni, la pasticceria che nasce a Terni con Spartaco Pazzaglia, non ce l'ha nessuno, e quindi
anzi altri sarebbero disponibili forse a imitarci lì su questo. Noi ce l'abbiamo e non ne facciamo niente. Ora, vendere e fare un grande simposio, un grande evento sulla pasticceria significa farlo anche su tutti gli altri prodotti delle acque, sulle acque stesse, che ha un'importanza enorme per la città di Terni, no? E prodotti della Valnerina. E quindi vendere la pasticceria significa anche vendere quello che è il grandissimo business del Guarducci, cioè la cioccolata. La pasticceria si fa con la cioccolata e nessun pasticcere, no, è messo in vincoli se accanto alla pasticceria con il cioccolato fa anche un pasticcio di cioccolato intero. Quindi avremo in questa maniera la possibilità di creare un progetto autonomo, singolo, per la nostra città, che nessuno, e tutti possono invidiarci, ma nessuno copiare, no? Perché quelli che copiano in realtà ultimamente siamo rimasti solo noi che copiamo quello l'altro, e è questo un qualcosa che non può portarci lontano. Quindi Terni Pasticcerona sarà un evento che noi ci auguriamo di poter realizzare all'inizio del 2016, ovviamente adesso stiamo dando ad alcune ditte la possibilità di dire, no, come poter approfondire il progetto, eccetera, e quindi cercheremo di sviluppare questo progetto che a noi sembra proprio di questa città, con le ciriole, con la pasta fatta, no, con l'acqua e basta, con i concorsi tra ristoranti di Terni e italiani sul pane, il pane di Ferrara, il pane di altre cose, insomma una serie di progetti. Quindi non solo pasticceria comunque? No, i prodotti dell'acqua, i prodotti dell'acqua. Questo significa, stiamo parlando di che? Di Terni, perché Terni è interamna, perché Terni è pieno di acqua, perché Terni, dicono gli storici, aveva 3-4 raccolti l'anno, basta vedere un po' Plinio il Vecchio, Stefano di Bisanzio, tantissimi altri autori che parlano di Terni in maniera incredibile. Ma se non si conosce Terni, ecco perché noi vogliamo portare la nostra università, il nostro ateneo che teniamo qui anche nelle scuole, per spiegare con i nostri esperti che cosa era Terni. Perché per amare un paese bisogna conoscere la storia e le tradizioni, e per poter migliorare il paese, lanciarsi cioè in un futuro che è un futuro fatto solo di cultura e di tecnologia, se no il nostro diventa un paese dei balocchi, una stupidaggine, se per potersi lanciare occorre conoscere il presente e il passato, se no non fai niente, ti inventi delle bubole sulla luna, stupidaggine. Senta, aspetti, e questo è uno. E invece il secondo progetto è veramente molto interessante e anche molto affascinante. Questo sui diritti umani me lo deve accennare, ce lo deve dire. Io so che andiamo sempre di fretta, io avrei voglia di parlare per ore e ore per la mia città, per la quale sto dando tutto, anche leggermente amareggiato, perché ci sono molte persone che invece prendono molto dei cittadini come prebende, no? E io i risultati, insomma, stento ancora a riconoscerli, ma a noi interessa molto poco persone che fanno quel che vogliono fare, noi interessano tutte le persone che vorrebbero lavorare con noi, che si unissero a noi, no? Per poter realizzare questi progetti. Ora, Terni, città di San Valentino, è un progetto che già non è ancora uscito, diciamo, in termini di libro esplicativo e di progetto concreto, ma ne sta facendo di strada, perché è un progetto che ha delle altre collaborazioni. Conoscono ormai a Terni molte persone, molti conoscono la professoressa Giorgiana Land, che è buonissima amica mia e di Fabrizio De Silvestri, il quale oggi è altra persona che sta curando, domani ne arrivano tre, domani sta diventando un qualcosa di stupendo. Sì, l'Università Popolare. Popolare per la sclerosi multipla. Sì. E l'idea è quella di far sì, un'idea condivisa da Fabrizio e condivisa da Giorgiana. Tanto Giorgiano tutti sanno che fa parte della fondazione di Hillary Clinton, è un altissimo personaggio del Ministero degli Esteri americano, insomma siamo a livelli. E questa Giorgiana ha detto sì, d'accordo, sono molto d'accordo sul fatto che questo progetto possa vedere un San Valentino laico, un San Valentino che ama tutti i popoli, tutte le religioni, ma soprattutto un San Valentino che non è soltanto il protettore di chi è felice e ama, e si ama e si sposa, ma anche di chi soffre, di chi sta male, facendo riferimento alle cure che stiamo prendendo per la sclerosi multipla. Sì. No? Quindi questo progetto è bellissimo perché sottolinea soprattutto il concetto d'amore. L'amore è il rispetto per l'altro e quindi tu, in poche parole, è diritto umano. E quindi
Da qui viene quest'idea di San Terni, città di San Valentino, capitale dei diritti umani. Piace alla Giorgiana, soprattutto con grande mia delizia, devo dire, è piaciuto molto al Vescovo, perché il Vescovo quando mi ascoltava poi mi ha detto, dice, io questo capitolo San Valentino lo devo ancora prendere in mano perché sono arrivato poco tanto da lavorare, professore, però le dico subito che questo San Valentino, che protegge tutti, come fosse San Francesco, non è un caso che è francescano questo nostro vescovo, mi piace moltissimo. Io sono rimasto un po' colpito, ma davvero posso dirlo, questo San Valentino mi piace moltissimo, il difensore del bene, del male, di tutti, l'amore per la mamma, per lo studio, e l'amore quindi per i diritti umani. Ecco che allora si sta prendendo forma questo lavoro che io sto facendo qui da solo davvero in questo mio terzo magazine, nella pagina Europa. Questo terzo magazine con la collaborazione di alcuni amici, in particolare di Rosella Mastodonti, abbiamo tantissimi amici nel mondo. In questo momento contiamo, non devo fare i conti, ma siamo tra 15 e 20 redazioni mondiali, tutti di centri universitari e comunque legati alle scuole di italiano all'estero. In questo momento questo Terni Magazine Europa, la pagina Europa, per la quale io sono un po' sbalordito e esterrefatto, perché appena dico guardate cosa faccio vedere in tutto il mondo di Terni, della Valerina, cose stupende, guardate, 10 pagine di foto dei migliori fotografi che stanno a Terni, insomma, no? Parliamo dei Mirimano, Valcarotti, Ilari, Chiocchia, tutti che lavorano insieme a me per poter fare del bene a Terni e gratuitamente lavorano. Beh, io pensavo che chiunque si emozionasse, mi chiamasse, diceva posso aiutarti a fare questa cosa che stai facendo per mostrare, io sto aspettando Terni a centinaia di migliaia al mese di persone nel mondo che ci seguono, insomma. Bene, non sono solo, quindi probabilmente su questo Terni Europa, che questa pagina Europa che mostra Terni in tutto il mondo, ne uscirà un altro numero, poi io non ho più soldi, non posso, cioè io posso mettere i soldi fin quando ce l'ho. Ho chiesto anche un altro prestito, mi hanno dato, ma più di questo non posso fare. Allora, queste redazioni nel mondo che cosa fanno? Ogni anno stabiliscono, perché lo stabiliamo noi con il Vescovo, eccetera, qual è il diritto umano. Ti facevo l'esempio prima, assistenza ai malati terminali. E ogni anno si lavora e si pubblica e non soltanto ci si informa, ma si va davvero a fare questo da parte dei giovani, no, su un diritto umano. E si pubblica questo e l'anno dopo, a febbraio, queste delegazioni, 2, 4, 6, 8, verranno qui e ci diranno, nella loro lingua ovviamente, con traduzioni, ci diranno come si svolge il diritto umano nel loro paese. Io trovo che questa sia una bomba autentica, perché sentire da questi giovani ragazzi, no, che si sono interessati di questi diritti umani, sentire la varietà e la variabilità di comportamento nelle varie nazioni e studiare su queste cose insieme, secondo me è veramente un grande progresso, un grande evento che noi facciamo per creare una coscienza civile comune, una cittadinanza europea, una cittadinanza mondiale, perché quando si vede come si comportano gli altri, tu che magari queste cose non le fai, tenti di emularli e viceversa, l'altro ti emula se tu fai del bene. Insomma, significa costruire dei messaggi, no? E vivere dei messaggi che vedo molto appropriati per San Valentino. E a questo punto ci si domanda, ma San Valentino è patrono di Baghdad? È patrono di Berna, di Parigi o è patrono di Terni? Questa domanda, se qualcuno fosse in grado di farsela, no, potrebbe aiutare molto questa città. Questo è il progetto. Poi il progetto si articola, loro vengono, portano degli alberi, per esempio guarda anche soltanto il fatto degli alberi. Noi abbiamo come possibile collaboratrice un'altra amica di Francesco, Fabrizio Silvestri, che è la dottoressa, non so come si chiama, lei che ha fatto i giardini di Cope. Una delle donne più richieste al mondo che potrebbe venire qui, che vede di buon occhio questo passaggio, no? Questa unione con i giardini di Cope. Ecco, il mio progetto prevede che ogni anno le delegazioni portino un albero dalla loro terra
che pian piano va a diventare il giardino di San Valentino da visitare anche per i turisti, mentre invece noi ogni anno diamo un albero di San Valentino e una statua di San Valentino. Voglio dire, questo ti ruba un altro minuto, però questo bisogna anche saperlo. Quando iniziai questo progetto molto tempo fa, il vescovo, allora Quadrini mi sembra, mi disse: ma qual è l'albero di San Valentino? Dice, ma benedice un olivo, penso che vada bene, perché l'albero di San Valentino si sa solo delle rose rosse di montagna, tutt'al più come un fiore da accostare, quindi benedici questo. E mi ricordo anche che mi telefonò un giorno, perché mandai dei miei amici a Tel Aviv, a Betlemme, a Gerusalemme, dai dei miei amici, e mi telefonò a un certo momento il dottor Lettieri, era italiano, che era il direttore del KKL, cioè il direttore dei giardini di Tel Aviv, e mi disse: professore, cioè, se lei mi assicura che verranno anche i palestinesi, 20 giovani palestinesi, io non solo ne mando 20 giovani di Tel Aviv, no? Là per parlare di San Valentino, l'amore, le cose, eccetera, eccetera, ma al centro di Tel Aviv io le do 25 metri quadri nei giardini di Tel Aviv, in cui porre l'albero di San Valentino, la cosa con città di Terni, e una statuetta d'acciaio di San Valentino che avrebbe dovuto fare l'aste o qualcosa del genere. Quindi quando si va ad altissimi livelli, io mi accorgo che le cose sono accettate anche con entusiasmo, però bisogna passare per altri livelli in cui le cose sono misconosciute o proprio non gliene frega, scusate, niente, e quindi si tratta di livelli diversi, non so se più alti o più bassi, ma sicuramente diversi. Insomma, le idee non mancano, l'impegno no, vostro nemmeno. I progetti che ce ne abbiamo dalla Piazza dei Popoli, ma soprattutto Terni Pitagorica, Terni che ha il suo retroscena nella matematica. Posso spiegare questo magari un'altra volta? In un'altra circostanza, sì. Sono progetti. Terni è una ricchezza immensa, è un forziere di gemme. Il fatto è che... È chiuso questo forziere? Sì, è chiuso, e per avere la chiave bisogna essere generosi, bisogna essere senatori della città. Grazie, senatore Raspetti, e tanti auguri. Grazie.